Una galleria d'arte che non vende quadri o sculture ma opere digitali e immateriali certificate da non fungible token e tecnologia blockchain. E ReasonDart, startup che ha chiuso il percorso di accelerazione di Reason Lab e che ora punta a scalare il mercato internazionale attirando sulla sua piattaforma i più stupefacenti creatori di criptoarte al mondo. Giulio Bozzo, CEO e founder di ReasonDart. Noi siamo una galleria d'arte digitale che seleziona i migliori artisti digitali sul panorama italiano e internazionale, curiamo e organizziamo delle mostre fisiche per valorizzare le opere dei nostri artisti e successivamente vendiamo le opere d'arte sulla nostra piattaforma, sia nel mercato primario sia nel mercato secondario. L'opera d'arte, essendo digitale, è facilmente replicabile e duplicabile, l'NFT, essendo diciamo, una, un certificato di autenticità, eh, rende questo bene unico e raro. Non è molto diverso da quello che è sempre accaduto, il non fungible token certifica L'autenticità del bene digitale che può essere acquistato, collezionato e magari rivenduto, sebbene sia facilmente replicabile, anche per le opere d'arte tradizionali funziona così: è il certificato di autenticità che distingue l'originale da una sua riproduzione più o meno ben fatta. Per il 2022 l'obiettivo è consolidare il brand attraverso delle esposizioni fisiche nelle maggiori location italiane e poi chiudere un round europeo eh, per scalare e diventare il market leader non soltanto nel mercato italiano ma nel mercato europeo dove l'oceano è ancora blu. Primo appuntamento il 31 dicembre all'Arco della Pace di Milano per la realizzazione di un'opera d'arte digitale di Auch Studio, tra i più quotati creatori internazionali di criptoarte.